Diciamo subito che Indro Montanelli non è stato un trafficante di schiavi, né uno stupratore, né un pedofilo. È stato invece un grande italiano, un giornalista, uno storico e soprattutto un combattente per la libertà d'espressione. Non era un conformista, tutt'altro. Lo testimoniano i suoi celebri controcorrente, con i quali ha condotto numerose battaglie di civiltà. Per il coraggio delle sue opinioni, scomode, diventò il bersaglio delle Brigate Rosse. Gli spararono a Milano nel 1977, a pochi metri dalla statua imbrattata in questi giorni. Dubito che gli autori di quell'inqualificabile gesto ne conoscano la storia. Parliamoci chiaro, l'episodio della sposa bambina abissina negli anni 30, secondo la deprecabile pratica del madamato delle truppe italiane, è bruttissimo. Lui non lo disconobbe e ne parlò persino con compiacimento. Fece male, ma come dice lo storico Angelo Del Boca, con il quale Montanelli polemizzò a lungo, è sbagliato giudicare con gli occhi di oggi fatti di quasi un secolo fa. È un segno di ignoranza, sostiene Del Boca, di incapacità di comprendere un'epoca diversa dalla nostra. E se dovessimo togliere le statue di tanti personaggi, anche padri della patria, persino santi, sulla base dei loro comportamenti privati, svuoteremmo le nostre città, cancelleremmo molta parte, la migliore, della nostra storia e forse anche molti nostri album familiari. A Montanelli non piacevano i monumenti, né i riconoscimenti. Disse no a Cossiga, che voleva nominarlo senatore a vita. Come storico, gli piaceva scovare gli aspetti controversi dei grandi del passato e dunque avrebbe accettato che la stessa cosa si facesse con lui. Riconobbe i propri errori, perdonò i suoi attentatori. Fosse ancora vivo, vorrebbe parlare con quei ragazzi che hanno imbrattato la sua statua e sono sicuro che li affascinerebbe con i suoi racconti, li perdonerebbe. Avrebbe solo da ridire sul colore della vernice usata. Il rosso non gli si addiceva per nulla.